I toti stanno arrivando e c'è solamente un sito sul quale puoi acquistare. IG Vault è il sito giusto per te. Trovi link e codice sconto qui sotto in descrizione. È da un po' che non gioco la carriera e sono teso, sono un attimino preoccupato perché è il momento più delicato della stagione e dobbiamo assolutamente fare più punti possibili. Ho guardato un po' i punti dell'anno scorso a fine anno con la Sampdoria e anche vincendo tutte le partite all'interno di questa carriera non riusciremo comunque a eguagliare i punti della prima stagione. Saremo comunque meno 2 e questo ci fa capire che abbiamo un attimino rallentato e che dobbiamo accelerare. Chiamo subito la partita con l'Atalanta e c'è un problema da risolvere, non mi ricordo neanche chi. Ah ok, Rugani squalificato, nessun problema. Anche Piazza è infortunato, quindi dobbiamo non portarlo e sicuramente non mi porterà dietro Rashford. Beh, in questa partita ci saranno diversi esodi, come quello di Lirola, come quello di Mandragora, tanti giocatori che non hanno mai giocato, ma in una situazione d'emergenza. Tra infortuni, squalifiche e giocatori stanchi, devo attingere assolutamente da loro. Mi porto anche in panchina Bruno, il ragazzino della primavera che abbiamo aggiunto alla prima squadra. E direi di partire, sperando di poter far bene anche una squadra rimaneggiata. Questa è una delle partite classiche della verità, perché capiamo se la nostra rosa è stata costruita bene anche con i giocatori che non giocano praticamente mai. L'Atalanta ha tantissimi giocatori che si potrebbero prendere, abbiamo già preso Caldara, mi piacerebbe prendere Conti, Gagliardini, un po' come nella realtà. Calabria con le mani, dentro Gnoguri, si gira, il Gallo Belotti riesce a giocarla su Rolando Mandragora che va dentro e si sturla contro l'arbitro. Ancora Mandragora in buona posizione, prova ad aprire per Berardi che non ci arriva, Gnoguri, la palla è ancora lì, possiamo giocarla, stiamo facendo possesso palla e non riusciamo a tirare in porta. Perché si è già fatto male anche Belotti, ragazzi, e perché ha tirato il Papu Gomez? Attenzione, perché è sempre l'uomo più pericoloso tutte le volte che si gioca contro l'Atalanta. Riesce sempre a muovere bene il pallone. Berardi, è la tua partita, Mimmo. Devi prenderti tutti sulle spalle, devi farli giocare bene. Politano, ancora lui, la perde, la recupera però Stefano Sturaro e poi allarga tutto su Mandragora. Mandragora si appoggia a Gnoguri. È ripartito Mandragora, prova ad andare nello spazio. Sturaro, di prima, cercare Berardi. E adesso Mimmo devi partire, palla al piede, saltarli tutti e servire l'ultimo passaggio buono. Possiamo andare con il nostro centrocampo muscolare, dentro per Belotti, serve Politano e adesso può andare Politano. Non riesce a saltare l'uomo perché è troppo fisico. Da Alessandro, metto un pallone in mezzo, riusciamo a coprire bene, però non riusciamo a riprendere la palla subito. Perché Conco fa buona guardia. Ancora Conco si accentra, posizione da trequartista. C'è un giocatore che non ho mai visto, neanche mai sentito nominare, che ci fa piede perno. Entra in area, sono tutti fenomeni quando fanno così. E poi D'Alessandro cosa ha sbagliato a porta vuota? Cosa ci hai regalato D'Alessandro? Berardi, Belotti che la stoppa, la tiene lì Belotti e poi si appoggia subito ad Hassan Gnoguri. Gnoguri dentro per il taglio, ovviamente sbagliamo il passaggio, è incredibile. Cerchiamo Belotti che fa il trequartista in questo momento, serve Berardi, attenzione ancora Berardi, può saltare l'uomo, si infila dentro dove c'è proprio Politano. Politano in area, buona posizione, ancora Politano, non riesce a mettersela sul suo sinistro. Ancora Politano, la stoppa, la mette giù dove c'è Berardi. Dai Berardi, devi girarti verso la porta perché sennò non riusciamo a tirare. C'è Belotti, Belotti e la perde, non riesco mai ad andare al tiro. Cosa succede? Che succede? C'è qualcosa che non va. Politano mi è piaciuto veramente pochissimo, zero. Metto su Niang anche se è stanco. Niang con le mani, dietro a cercare Lirola, di prima a cercare Sturaro e poi è partito. Mbaye e Niang, lo serviamo sulla corsa. Vai Mbaye, ci sei mancato tantissimo nel primo tempo. Però che passaggio di merda. Ancora Niang, che la può portare. Sempre Niang, verticalizza a cercare Belotti e si appoggia subito a Mimmo Berardi. Adesso Berardi vede l'ingresso di Niang e non lo riesce a servire. Mandragora dentro per Niang, si va di prima da Berardi. Adesso è partito Niang, lo serve Berardi. Mamma mia che copertura dell'Atalanta. L'Atalanta si chiude veramente bene, però noi andiamo con Mbaye e Niang, ancora Niang che riesce a prendere la palla, prende il fallo, tiriamo da lì. Berardi, ancora lui, tiene il possesso della palla, ancora Berardi, è in area, Berardi vuol mettere il cross, dove arriva Gnoguri? È ora di provare a vincerla questa partita, io metto in offensiva. Gnoguri, dentro per Berardi, Berardi, la stoppa, si gira, c'è Niang, ancora Niang, possesso della palla di Niang, Niang al limite dell'area, vuole allargare tutto Niang, non ci riesce. Attenzione perché il Papu Gomez ci arriva su un cambio campo e poi Lirola gliela porta via e riparte proprio Paul, alla sua prima partita, sua prima presenza probabilmente, può fare la differenza. Lirola, dentro, a cercare Niang, dietro la difesa, Niang, ehi, la prende Niang ed è fallo direttore. È entrato anche Kishna ragazzi, adesso dobbiamo veramente impegnarci e fare il meglio di noi stessi. Gnoguri, ancora Gnoguri, dentro a cercare, sempre per Lirola, che ha avuto un impatto positivo. Gnoguri, in area, Gnoguri il tiro, parata palo di Gnoguri al nostro primo tiro in porta. E finisce qui. 0-0 e mi incazzo perché non siamo mai riusciti a giocarla. Almeno nelle altre partite riuscivamo sempre a giocare il pallone, in questa no, assolutamente no, mai. Cioè noi dobbiamo rincorrere per la Champions League e ci fermiamo su queste partite qua. Ci fermiamo sempre qua e non si può. Sono tutti punti che perdi, sono tutti punti che non recuperi più. E adesso ritorno al passato, una partita decisiva, perché comunque l'Inter è a più 6 con una partita in più. E ragazzi, vincendo contro la mia vecchia Samp, andiamo a meno 3 dall'Inter, ancora scontro da giocare, quindi è tutto aperto. Ma proprio contro la Samp deve farmi decidere il mio futuro? Sembra fatto apposta, sembra un libro scritto appositamente.
Vediamo come giocare, ma direi che comunque i titolari sono tutti riposati. Muriel, che è stato veramente vicino a noi in questa finestra di mercato, e se tornassi indietro lo prenderei al posto di Matri. Kishna con il tacco a cercare Berardi. Berardi in qualche modo riesce a prendere la palla e possiamo rivertire. Berardi, dentro per Kishna. Adesso che giochiamo con i titolari, la differenza si vede. Berardi riesce a prenderla. Va sul fondo. Berardi la mette. No, deviata. Berardi, possiamo ripartire con il fisico statuario di Don Sa, che si è sentita terribilmente la sua mancanza nell'ultima partita. A centrocampo tutti i palloni erano degli altri. Guardate, non la perde mai! Costretto a prendere il fallo. Attenzione perché c'è Berardi, si vuole girare. Berardi nello stretto, Berardi! Calcio d'angolo. Don Sa vuole battere il corner. Lo mette in mezzo. Dove c'è Berardi che salta! Ancora una parata incredibile di Viviano. Doppia paratona super di Viviano. Adesso c'è Rugani che arriva con tutta la sua altezza. La palla che arriva lì e non riescono a spazzare via. Già tre occasioni abbastanza importanti, anche su calcio da fermo, che non ci succede quasi mai. Berardi, dentro subito per Kishna, e poi c'è Belotti che la prende e possiamo ripartire. Proprio col gallo Belotti. Ancora il gallo. Dentro per Berardi. Attenzione, Berardi se la porta avanti. Ancora Berardi. Ehi! Non è calcio di rigore perché ha preso la palla. Don Sa la stoppa. Don Sa prova a girarsi. Don Sa costringe l'errore. Calabria, attenzione, dentro per Berardi. Berardi tra le linee, trova Kishna. Kishna in area, Kishna. Cosa hai parato, Viviano? Che cosa hai fatto? Attenzione perché Muriel è pericoloso quando scende così. È molto pericoloso, la deve rubare sempre e solo Don Sa. Kishna, ancora lui, Kishna, la stoppa, Berardi di prima, c'è Belotti, serviamo ancora, proprio Mimmo, il nostro capitano, il nostro 10, vai Mimmo, fai la differenza, come sempre, come ci hai sempre fatto la differenza in questa stagione. Don Sa, lo stop, il tiro di Don Sa, la palla è lì, Don Sa si rigira, non riesce a tirare. Quagliarella riparte velocissimo, riusciamo a coprire con Rugani, mettiamo fuori, Don Sa, ripartiamo, ancora Sturaro, Kishna, sempre loro, sempre i nostri ragazzi, Kishna vede Berardi, e allora Berardi vuole allungare la squadra, contro la Sampdoria, per fargli male, Berardi vuole rientrare, Berardi la mette per Kishna, che con il tacco va da Belotti, il gollo, e ancora una volta Viviano, miracoloso, salva la Sampdoria, ma non doveva essere 0-0 questa partita. Guardate, 6 tiri in porta, 6 tiri in porta, super Viviano, tutte le volte, da non crederci ragazzi, una sfortuna del genere. Come in questo episodio, io non l'avevo mai vista. Prima non riusciamo a giocare, e quando riusciamo a giocare non riusciamo a fare gol perché Viviano si supera sempre. Pellegrini, ancora Pellegrini, disintegrato in area, non c'è niente. Pellegrini si lamenta giustamente. Riesce a girarsi Sala anche saltando il pressing, sempre Sala, poi Pellegrini gliela ruba, gliela porta via. De Sciglio, subito di prima, Kishna, andiamo da Berardi, vai Mimmo, porta palla, c'è Belotti che si stacca, servilo nello spazio, che il gallo può far male in ripartenza. Ancora Belotti, sempre Belotti, vuole entrare in area Belotti. Sala. Ancora lui, porta sulla squadra e poi gliela rubiamo con Jeffrey Don Sa, ancora Don Sa, la prende due volte, sempre lui, Don Sa la porta, dove c'è Berardi, che si stacca, questo gol se lo facciamo, è tutto di Don Sa, Berardi, il gol di Berardi, ma che cosa ha fatto Don Sa, addirittura con il destro Mimmo, esulta, non ci capisce più niente, Don Sa lo va ad abbracciare, perché ha capito che è tutto merito suo, con il suo 26 sulle spalle, guardate, è l'acquisto migliore che abbiamo fatto in assoluto Don Sa. Berardi, col destro, questa volta Viviano non ci arriva, ed è 1-0, sulla mia Sampdoria, importantissimo. E adesso ragazzi, qualche cambio ci serve assolutamente. Belotti, hai fatto benissimo, anche Kishna, mettiamo dentro Niang e anche Piazza. Piazza dentro Niang e Berardi, hanno fatto da Dio tutti, veramente. Io toglierei quasi quasi anche Sturaro per Nyuguri. Muriel, pericoloso, con quel 9 sulle spalle, Muriel, Muriel tira! È durato pochissimo il nostro vantaggio. Pochissimo. Non siamo mai riusciti a chiuderlo. Perché Pellegrini? Perché non gli sei mai andato a chiudere? E anche Timo, che cosa ha fatto? 1-1. Subito, immediatamente, 1-1. Rugani, dentro, Don Sa, sempre presente. Marco Piazza, posizione da trequartista. Attenzione, Niang, vede Berardi, è partito. Ancora Berardi, Berardi vuole allargare. Dove c'è Don Sa, proprio come in occasione del primo gol. Sempre loro due, Don Sa, va dentro, da Berardi. Il tiro di Berardi, non ci credo. Calcio d'angolo, abbiamo fatto il disastro. Loro praticamente al primo tiro in porta sono riusciti a trovare il gol. E noi non ci stiamo. Nyuguri a saltare, sei più alto, la prende. C'è Don Sa, può servire Piazza. Ancora una volta, Pellegrini, si stacca sempre De Sciglio. Non ci credo! Non l'hai passata! Hai fatto un passaggio, un passo in più invece che passarla! Quando ti avevo detto di passarla! Muriel! Non ci credo! Non ci credo! Anzi no, è Quagliarella! Ma che rovinata! Che rovinata di partita! Non me l'hai passata! Hai perso una palla incredibile e abbiamo preso gol! E abbiamo preso gol!
Abbiamo giocato solo noi e la stiamo perdendo. Sono quasi schifato, mi fa schifo la situazione. Mi fa veramente schifo tutto quello che sta succedendo. Non mi piace, non mi piace, non mi piace, ma c'è Marco Piazza. Possiamo quantomeno pareggiarla? Perché una sconfitta mi sembra eccessiva, vero? Una sconfitta mi sembra eccessiva. 2-2. 2-2, ma è una partita che dovevamo vincere a tutti i costi. Dovevamo vincerla ed è 2-2. E sono arrabbiatissimo. Niente, possiamo ripartire l'ultima volta. Finisce qua. 2-2. E sono proprio incazzato. Sono proprio incazzato. E adesso siamo a pari punti col Toro addirittura. 5 punti dall'Inter. Troppi. Troppi 5 punti, troppi. E la prossima sarà col Napoli. Sarà col Napoli. Il Torino ha vinto. Ci ha superato. E noi abbiamo una partita in meno. Mancano pochissime partite. E non siamo carichi. Per niente. Ok, mi ricompongo un secondo. E prima di salutarci, salutiamo l'ultimo like su Instagram. L'ultimo like è di Q_Daniel. Ciao Daniel, grazie per aver messo mi piace alla mia ultima foto. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto nonostante la delusione. Io sono molto molto deluso e ci proveremo. Proveremo ad alzare la testa in queste ultime partite della stagione, ma non sarà per niente facile. Non mi abbandonate perché siete voi il mio motore, lo sapete.